Salve a tutti, quest'oggi voglio parlare di una notizia che di ieri e per quanto riguarda la limitazione, la maggiore tassazione soprattutto di bibite, tabacco e altri prodotti che sono nocivi come il gioco d'azzardo, le macchinette videopoker eccetera, di cui ha dato informazione appunto il ministro Balduzzi come più che altro bozza. Mi pare che c'è una settimana in cui questa cosa verrà discussa ma poi dovrebbe essere approvata. Quello che voglio dire è, secondo me, sganciandomi un po' dal caso particolare, è quanto, infatti mi pare che la polemica sia nata proprio da questo, quanto lo Stato possa permettersi di limitare il comportamento individuale, le libertà individuali, quando non vanno a ledere la libertà degli altri. Se noi pensiamo a perché nasce lo Stato nasce soprattutto per agevolare la collaborazione tra gli uomini e indirizzarli in una vita sociale più efficiente, più pacifica, più armonica. Questa è la motivazione principale per cui è nato lo Stato. Se noi andiamo a vedere qualunque esempio di nascita statale, prendiamo un esempio gli antichi egizi, si sono piano piano, diciamo, gruppi sempre più grandi di persone, si sono raggruppati sempre di più fino a creare le prime due entità statali di cui conosciamo qualcosa. Poi sicuramente è successo anche in altri ambiti, in altre zone geografiche, però se prendiamo l'esempio dell'antico Egitto, abbiamo la costituzione di due grandi regni che poi si fondono in uno solo. Abbiamo l'Egitto appunto antico, che poi appunto permette ai suoi cittadini di costruire una società con delle regole che gli permettano appunto di vivere anche di più, perché in uno stato in cui che funziona bene c'è tutta una serie di garanzie sociali che permettono ai cittadini di solito di arrivare alla vecchiaia, cosa che, come direbbe anche Hobbes, nello stato di natura questo non avviene, perché c'è molta più uno status di guerra tra tutti contro tutti. E questa grande disponibilità di questa ottimizzazione delle risorse, eccetera, che permette a tutti di vivere anche meglio, poi porta anche ad avere le energie per costruire delle cose che poi rimangono nei secoli. Ad esempio le piramidi, oppure se vogliamo anche l'impero romano, una serie di cose che sono, diciamo, un po' un surplus e che però per poter costruire c'è bisogno di energie e di risorse, e le energie e le risorse vengono fuori solo quando si sono appagati tutti i bisogni primari. Questa piccola excursus per dire a cosa serve lo Stato. Ecco, io mi chiedo quanto lo Stato si possa permettere di limitare le libertà allora individuali. Perché? Lo Stato esiste appunto per permettere una maggiore qualità della vita dei suoi singoli cittadini e della società nel complesso. Quando la maggioranza dei cittadini sta bene, lo Stato sta facendo il suo dovere, e lo Stato poi continua a sopravvivere al meglio, perché lo Stato è fatto da cittadini, senza cittadini non c'è uno Stato. Se ne andiamo a vedere alla fine, molti Stati prima o poi periscono per varie motivazioni. I cittadini, la gente tende a rimanere, non è rimasto più, non c'è più l'antica Roma, non c'è più l'antico Egitto, ci sono ancora le persone. Ecco, questo, quello che voglio dire appunto allora è il discorso, la riflessione che voglio porre. Quanto uno Stato può andare a limitare la libertà, più o meno giusta, perché in questo caso uno può vedere un discorso quasi etico di tentativo di educazione da parte dello Stato del cittadino che magari abusa di tabacco piuttosto che di bibite di scarsa qualità, di videopoker, eccetera, eccetera. Lo Stato quindi si arroga uno scopo educativo, con delle però sanzioni, soprattutto economiche. E se volessimo fare una piccola considerazione etica, si potrebbe dire che tutti i soldi che vengono presi dalla tassazione sulle bibite, per esempio eccessivamente zuccherate, eccetera, dovrebbero, secondo me, giustamente essere investiti in opere di educazione e di divulgazione di una corretta igiene alimentare, diciamo così. Così come magari tutte le tasse che vanno a pagare, che vengono, come dire, che vengono a gravare sul tabacco e sul fumo in genere, dovrebbero essere utilizzate per campagne informative sul tabacco. Questo avrebbe più senso, secondo me, se lo Stato si arroga appunto un po' il diritto di educare, e lo fa però prendendo del denaro dai cittadini. Dovrebbe investire questi soldi in funzioni socialmente utili, magari attinenti proprio a quello che è il problema, perché se il tabacco è un problema, allora prendiamo dei soldi dalla tassazione del tabacco e investiamo questi soldi nella limitazione, magari anche culturale, nel senso che non basta dire non fumare perché non devi. Per molte persone bisogna far così magari, però una corretta informazione, soprattutto delle nuove generazioni, può essere utile. C'è anche da dire poi che comunque un utilizzo di tabacco o altri prodotti, bevande, birre, magari superalcolici, eccetera, a volte è difficile da contenere, e la limitazione più o meno anche impositiva
non sempre ha un effetto, all'effetto di, appunto, di scoraggiare, basta pensare al proibizionismo in America, ma anche all'utilizzo di sostanze che non sono lecite. La mia impressione è che molte persone riescono comunque a reperire queste sostanze, anzi, quando non sono lecite possono reperirle senza pagarci le tasse sopra. Quindi queste tutte riflessioni che toccano un po' la questione. Poi vedremo la prova del 9, che cosa succederà, io credo, se questo decreto passerà. Io dovrei soffermarmici per un discorso di riflessione su quanto lo Stato però si possa permettere, appunto, di entrare nella vita privata dei cittadini. Quando è troppo? Quando è che lo Stato può mettere delle gabbie alla società oltre un certo limite, anche proprio in casa, nel salotto del cittadino, eccetera? Secondo me c'è un equilibrio molto delicato, non c'è una risposta sì o no, è un equilibrio molto delicato. Delle regole sono inevitabilmente necessarie, perché le società senza delle regolamentazioni più o meno statuarie tende al caos, secondo me. C'è chi dice invece che una società senza regole funzionerebbe molto bene, io questo non lo so, bisognerebbe fare la prova forse. Io credo che ci sia necessità di alcune regole, però c'è un limite anche nelle regole che vengono imposte, perché tutte le regole sono un modo per ingabbiare la società e il cittadino rispetto a quelli che sono le loro volontà, perché se noi ci pensiamo bene la legge di solito nasce per bloccare un comportamento che il cittadino se no avrebbe. Nessuno fa una legge per impedire a qualcuno di mangiare, non lo so, le formiche in giro per la strada, perché nessuno tendenzialmente vuole mangiare le formiche in giro. Ecco, così qualunque comportamento che non è interessante per nessuno non viene limitato, non viene bloccato. La legge, appunto, serve a limitare alcuni comportamenti individuali che l'individuo magari ha interesse a perseguire, ma che sono dannosi per la società, e quindi ha una sua funzione. Però bloccando dei comportamenti e la libertà dell'individuo, secondo me c'è un po' un rischio. Tutte le società ingabbiate, se noi guardiamo la storia, tendenzialmente gli stati tendono a diventare sempre più regolamentati. Tutte le società ingabbiate tendono a soffocare con l'ingabbiamento anche la vitalità della società. E questo è un po' il cavallo di battaglia dei liberali. Secondo me c'è del vero in questo, nel senso che, appunto, una società che è molto piena di regole tende a essere meno vitale, una società meno vitale tende a essere meno... tende a progredire di meno, perché non ha quelle forze, quelle energie poi per affrontare i vari problemi della vita reale di tutti i giorni, della realtà oggettiva, che richiedono continuamente fantasia e energia per essere affrontate. Infatti, se noi guardiamo la storia, i popoli che riescono più a emergere sono i popoli, tra virgolette, da un punto di vista statale più giovani, mentre quelli che hanno una lunga tradizione statuaria tendono poi piano piano a intorpidirsi e a decadere. Io credo che una delle motivazioni sia questa, cioè il soffocamento eccessivo delle libertà individuali. Come dico, secondo me c'è un equilibrio, non so quale sia esattamente. Spero che da questo video partirà un dibattito, un confronto su questa cosa qui, tra anarcoidi e magari statalisti, stalinisti, o persone che la pensano più o meno come me e quindi non hanno una chiara idea di che cosa sia giusto fare. Vi ringrazio per avermi seguito e alla prossima.